Brescia, Avellino. 1980-81, prima giornata di Serie A. Allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Atmosfera infuocata per questo match. 14° minuto. Brescia subito in vantaggio. Sella mette un delizioso pallone al centro, trovando la testa di Angelo Crialesi. Brescia 1, Avellino 0. Ventunesimo minuto. Brescia ancora pericoloso. Sempre Crialesi il più pericoloso dei lombardi. Ma Tacconi si salva in due tempi. Alla mezz'ora. Sempre Brescia. Ma il tiro di Bonometti trova le mani di Stefano Tacconi, che con la punta delle dita devia sul palo. Brescia vicino al 2-0. Il primo tempo finisce 1-0 per il Brescia sull'Avellino. Al 55° minuto arriva il raddoppio del Brescia. Doppietta per Crialesi. Brescia 2, Avellino 0. Avellino che deve recuperare il meno 7 punti di penalizzazione. Sessantunesimo di gioco. Ezio Sella con un pallonetto mette alto sopra la traversa, mancando la palla del 3-0. Dopo 6 giri di lancette, il Brescia sbaglia ancora. Saldiuni di testa mette fuori. Ottantesimo, Sella di testa, ma Tacconi blocca. La partita finisce 2-0 per il Brescia. Prossimi incontri per le due squadre. Avellino-Fiorentina e Roma-Brescia. Da Brescia è tutto, linea allo studio.